Ai nostri amici, come procede il nostro 2 giugno? Siamo colorati però con queste magliettuzze colorate, eh? Matteo? Dorme. Si è spento nei meandri della macchina. Infatti, giriamo per far riposare con l'aria condizionata. Sì, ma fa venire altre capocce a me, vabbè. Allora mi dirigo verso la montagna, così spengo l'aria e l'aria sarà fresca uguale. Le mie sopracciglia si sono spente finalmente, hanno preso teocoli, una colorazione naturale. Mio marito non rompe più le scatole, lui è un po' vecchio stampo su queste cose evolutive. Io sono vecchio stampo su queste cose evolutive. Gli altri fanno le cazzate, io sono vecchio stampo. Vabbè, tu non sei proprio sono originale. Queste cose dei ritocchi, tatuaggi, cose, a te non è che te scompa, solo barba papà. Ogni volta che mi faccio un tatuaggio adesso ci via la febbre, invece mia madre già è preparata e pronta. La domanda di mia madre è sempre: che t'ha detto tuo marito? Ma perché tu ti hai dato tutte cazzate? Ma non ti piace a me, mica io devo fare una richiesta all'altri per dire. Io mi faccio barba papà perché piace a Matteo, va bene. Il tuo tatuaggio invece che c'hai tatuato del cuore, invece che ti sei tatuato? Tasmania. Quindi saranno meglio i miei, magari. Ma è vero. Tu te lo sei fatto nel. Io lo faccio per i bambini, non per me. No, tu te lo sei fatto perché non stavi bene col cervello. No, perché i bambini. Allora, ti sei tatuato sono Tasmania. Tasmania. Quanti anni c'avevi quando ti sei fatto Tasmania? 20? 25, boh. 10 anni dopo l'ho conosciuto io. Aiuto! Ma questi stanno a ribanchetta qua dentro. Vedi, allora c'hanno sto pezzetto di terra di avarta come magno, no? Guardate, signoretti, che banchettano qui dentro. Questo telefono non ti fa vedere, però, che se pare che stai a. Ti vuoi denunciare. Che voglio denunciare? Sarà di qualcuno, lo potranno fare, no? No, l'assemblamento pensavo che volessi denunciare. No, ma sono tutti i signori anziani, quell'assemblamento. Questi vengono qua per bere una litrata di vino per uno. Il 2 giugno la protezione civile è chiusa. È chiusa, certo, il 2 giugno. Stanno di riposo. Riposa pure la protezione civile, oggi sono andati a spasso. Mo stiamo a Pasquetta. Viaggiamo con la macchina per far addormire Matteo e se lo si sveglia. Che la devo portare una macchina. Cioè quella cosa che te la devi scaldare. Poi è già cotta, ci siamo comprati tipo una paella al. Ma come è già cotta? Quella non è già cotta. Una paella alla carne della Viva la Mamma, boh, qualcosa del genere. Vabbè, niente, vi saluto e ci vediamo più tardi. Ciao. Io ho paura. Ila, ragazzi, il nostro 2 giugno è proseguito qui. Vi presento Alessia. Ciao. Presenti la gente che non vi presento Otello. Bene, il naso ci fa chiudere. L'Arnas. Vi presento Otello, il mio 2 giugno si è svolto qui, invece di andare al mare o da qualche parte. Io sono venuta qui a pulire. Certo, sono venuta a pulire, mi hai portato a pulire per
ritrovare un'armonia in questo posto, visto che da non so quando si potrà rimangiare dentro, sono venuta da una parvenza. E quindi il mio 2 giugno è terminato qui! Vero Matte? Dove siamo andati? Dove siamo andati, mammi? Dove siamo andati noi prima? A parco giochi di scuola! Dillo, vai, ci siamo andati al parco giochi di scuola! Siamo andati a giocare! E mamma si è messa paura! Sì! Vabbè, niente. La nostra giornata si conclude qui. Anzi no, devo ancora andare a riprendere Danielino. Dopodiché la nostra giornata si concluderà qui, perché il nostro 2 giugno, eccolo qua. Una super fantastica giornata. Oltre al fatto che il tempo faceva schifo, quindi a me il tempo così bianchiccio mi mette solo mal di testa, e quindi abbiamo preferito rimanere qua. Naturalmente poi Otello doveva venire al lavoro e quindi eccoci qui! Ancora insieme! Vedete, abbiamo sistemato tutto oggi. Io Alessia, levato le ragnatele, bla 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 bla.